San Gennaro, un paese disteso sul dorso di una ridente collina, a 15 km da Lucca e a 6 da Pescia, situato nella pendice meridionale delle Pizzorne, in posizione incantevole. Questo paese, di circa 800 abitanti, porta il nome del grande martire, vescovo di Benevento, che fu decapitato presso la solfatara di Pozzuoli il 19 settembre dell'anno 305. Può apparire singolare che al santo, patrono della città di Napoli, sia stato dedicato un paese in provincia di Lucca, ma sappiamo che a Napoli, nell'anno 512, vi fu una grande e disastrosa eruzione del Vesuvio, a seguito della quale, si suppone, un esodo di massa di napoletani che arrivarono anche in Lucchesia stabilendosi, tra l'altro, su questa amena collina prospiciente un grande terreno, allora paludoso, che si estendeva sino al lago di Sesto o di Bientina. Questi primi abitanti stabilirono la loro dimora nella parte più alta del paese, detta oggi Castello perché qui vi sorgeva effettivamente un castello, distrutto dai lucchesi nell'anno 1207, allorché i signori della casa Porcari, allora possessori di gran parte di queste terre, vennero posti al bando dall'imperatore Ottone IV per aver ucciso Guido da Pruvano, podestà di Lucca. La parte più recente del paese è costituita dal cosiddetto borgo, un agglomerato di case che risale al secolo XVI e tra le quali ebbe la sua sede la casa comunale. Sappiamo infatti che fin dal secolo XII anche i paesi di campagna cominciarono a costituirsi in comuni, con il loro statuto, i loro governatori ed appunto la loro casa comunale. Il paese di San Gennaro non è costituito soltanto dal castello e dal borgo. Vi sono, attorno a questi, altri piccoli gruppi di case, tra i quali Fubbiano, località nella quale si producono olio e vino, fra i più apprezzati delle colline lucchesi. Qui si trova anche una bella villa risalente agli ultimi anni del secolo XV. Al secolo XII, invece, si pensa risalgono gli agglomerati di Celli di Sotto e Celli di Sopra. In quest'ultimo fu fondato nell'anno 1348 l'ospedale di San Nicola, su richiesta e per donazione di certi Guido e Vitale, che ottennero da fratel Guglielmo, vescovo di Lucca, la necessaria autorizzazione affinché le loro case potessero diventare albergo per i poveri e i pellegrini. Altri nuclei periferici sono la località detta Fangariglia, dal terreno argilloso che, trattenendo facilmente l'acqua piovana, dà origine al fango. Le Vitialle, zona percorsa dall'omonima via. Il Colle, zona prospiciente il paese di Collodi. Scioppati, dall'abitudine che avevano gli abitanti del luogo di circondare le proprietà da siepi o scepi. Le Fornacette, dove sorgevano piccole fornaci per la cottura di laterizi. Queste non sono che le principali località che fanno da corona al paese, ma praticamente quasi ogni angolo di questa campagna ha il suo particolare nome. Tra il castello e il borgo si trova il vero punto di riferimento per l'intera comunità di San Gennaro, la Pieve. Questo tempio sorge sopra la primitiva chiesa, costruita su esortazione dell'irlandese Frediano, vescovo di Lucca, nel secolo VI. Di una chiesa preesistente all'attuale si parla anche in una pergamena del maggio 873. Essa è Pieve Battesimale, situata in luogo detto Asilattia, posta sotto il regime la podestà della chiesa episcopale di San Martino e matrice delle chiese parrocchiali di Tofori e Petrognano. Verso il 1000, data la crescita della popolazione, la primitiva chiesa divenne insufficiente e si pensò quindi di costruirne una nuova, più grande e più bella, conservando qualche pezzo importante della primitiva. L'insieme dei lavori è databile al secolo XI. L'esterno dell'edificio, oltre all'armonica visione dell'insieme, presenta importanti decorazioni sulla facciata, sui due fianchi e sull'abside superstite. Nell'interno i tesori sono veramente tanti, basti qui ricordare i capitelli, in particolare quelli di sinistra, che per la loro forma orientaleggiante si ritiene siano appartenuti alla primitiva chiesa del VI secolo.
Una veneratissima tavola dipinta del 1507 raffigurante la Madonna delle Grazie, chiamata Madonna del Coro a causa della sua ubicazione. Una Madonna del Parto in terracotta del secolo XIV ed un angelo anch'esso in terracotta, detto del Verrocchio, perché ha tutte le caratteristiche dell'arte di questo illustre pittore e scultore fiorentino. Infine, il mirabile pulpito costruito nell'anno 1162 e firmato dal maestro Filippo di Como. A San Gennaro vi sono anche altre chiese. In fondo al borgo abbiamo l'oratorio di San Filippo Neri, risalente al secolo XVI e ristrutturato nel secolo XVIII. All'altra estremità del paese, di fianco al castello, sorge la graziosa chiesina di Santa Maria Maddalena, la cui costruzione fu portata a termine nel 1628, successivamente ampliata nell'anno 1724 e, grazie alla devozione dei San Gennaresi, completamente ristrutturata nel 1985. Molti sono i palazzi e le ville, come la Villa Vanni, oggi Pera, la Villa dei Cardinali Buonvisi, oggi Guidi. La più antica è la Villa Fatinelli. I Fatinelli, infatti, già nel 1400, sono i grandi signori di San Gennaro, con villa, case coloniche e terre. San Gennaro è quindi un paese ricco di storia, la cui popolazione è sempre stata particolarmente attiva nel creare iniziative di vario genere che hanno arricchito la vita sociale e religiosa, diventando consolidate tradizioni. Tra di esse spicca la Filarmonica, conosciuta anche fuori dai confini della provincia di Lucca, semplicemente come la Banda di San Gennaro. La sua fondazione risale al 13 marzo 1894, quindi in quest'anno 1994 la Filarmonica, che porta il nome del musicista lucchese Gaetano Luporini, festeggia il suo primo centenario di ininterrotta attività. Mai essa ha cessato di prestare il suo servizio musicale, nemmeno durante i periodi bellici. Eccola oggi a testimoniare la solida tradizione musicale del paese. Questo documento filmato sulla banda inizia proprio dalle manifestazioni organizzate il 13 marzo 1994, esattamente 100 anni dopo la fondazione. La banda sfila da fondo al borgo verso il piazzale della chiesa. Qui rende omaggio al monumento ai caduti, con la deposizione di una corona di alloro e l'esecuzione del silenzio e dell'inno del Piave. Numerosi sono gli ospiti intervenuti e le autorità, tra le quali Sua Eccellenza Monsignor Bruno Tommasi, arcivescovo di Lucca, il dottor Pasquale Cutulli, prefetto di Lucca, ed il professore Olivo Ghilarducci, sindaco del comune di Capannori. Thank you.
segue una funzione religiosa di ringraziamento nella pieve, arricchita dalla presenza del coro parrocchiale, anch'esso una consolidata tradizione paesana. In questo giorno memorabile, la Filarmonica non può certo dimenticare coloro che in passato in essa hanno creduto e vi hanno profuso il loro impegno. Eccola dirigersi verso il cimitero, dove ha luogo una cerimonia commemorativa e la deposizione di fiori sulla lapide che ricorda i musicanti defunti. Questa lapide fu apposta in occasione del 50° anniversario di fondazione. Conferma in noi la beata speranza che insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova. Il corteo prosegue verso la sede della Filarmonica. Questa sede, così adeguata per le esigenze della banda, è utilizzata anche per accogliere le varie manifestazioni paesane, come quella organizzata assieme al gruppo Donatori di Sangue Fratres, altra attiva associazione, ed essere così utile all'intera comunità. Fu costruita a costo di tanti sacrifici, grazie al contributo di tutti i sangennaresi e grazie anche alla determinazione dell'indimenticabile presidente Guido Cheli, che per ben 37 anni, dal 1945 al 1982, ha guidato la società, innamorato com'era del suo paese e della sua banda. Dottor Pasquale Cotugli, prefetto di Lucca. Monsignor Bruno Tommasi, arcivescovo di Lucca. Il maestro Gaetano Gianni Lupolini, direttore dell'Istituto Musicale Luigi Boccherini. E invito il signor prefetto della provincia di Lucca a voler scoprire la lapide del centenario. Sulla facciata della sede è stata posta una pietra commemorativa del centenario. Il prefetto di Lucca procede alla scopritura. Il presidente Romano Citti dà lettura del testo ivi scolpito, composto per l'occasione dal parroco e presidente onorario Don Orazio Cesari. Così è scolpito su questa pietra commemorativa. 13 marzo 1894, un'onda di armonie lunga 100 anni ha illuminato la fede, ha esaltato la gioia, ha addolcito la fatica, ha pianto il dolore di questa umana comunità. Il paese di San Gennaro ricorda in un abbraccio di grata simpatia i soci, i consiglieri, i maestri, i musicanti avvicendatisi nel tempo e celebra la centenaria giovinezza della Filarmonica Gaetano Lupolini, 13 marzo 1994. Thank you.
Giannoni Gilberto. Il presidente Citti dà lettura dell'elenco dei soci fondatori, dopodiché pronuncia un discorso nel quale, oltre a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione delle celebrazioni di questo centenario, si rivolge in modo particolare ai musicanti. Della solidarietà e del rapporto umano. Tutto questo tu non puoi, non devi dimenticarlo. Oggi è la tua festa, la tua soddisfazione per questo evento è anche la nostra e la gente di San Gennaro ti dice grazie. Grazie per il tuo impegno futuro, grazie per le tue note che rimarranno dentro di noi come le parole scolpite sulla lapide in pietra che ricorda il primo centenario della tua filarmonica. Allora mi sia consentito rivolgere a chi ha responsabilità amministrative un invito affinché queste realtà largamente presenti nel nostro comune e nella nostra provincia trovino adeguato sostegno. Il presidente consegna a tutti i musicanti una pergamena ed un ricordo del centenario. Anche il sindaco del comune di Capannori pronuncia un breve saluto ed appone sull'avaro della filarmonica una medaglia d'oro commemorativa dell'avvenimento. Nella sede della filarmonica viene offerto un rinfresco. Non poteva mancare una torta adeguata alla circostanza. La filarmonica, oltre ad eseguire concerti, partecipare a manifestazioni varie fuori dal paese di San Gennaro, sottolinea e contribuisce a rendere più solenni le manifestazioni religiose del paese. Tra queste, la più importante e la più sentita è certamente la celebrazione del Venerdì Santo, durante la quale si commemora la passione e morte di Cristo. Essa fu istituita nel 1723 e da allora l'entusiasmo della gente di San Gennaro nel prepararla e nel parteciparvi con devozione non ha conosciuto momenti di crisi. Il Venerdì Santo viene celebrato tutti gli anni, ma ogni tre con maggiore solennità e con maggiore apparato. La sorte ha voluto che quest'anno, centenario della banda, coincidesse con la triennale. È proprio per questo motivo che il consiglio direttivo della Filarmonica ha patrocinato la manifestazione, realizzando tra l'altro una suggestiva illuminazione con lumini a cera, curando in modo particolare la facciata della pieve. In chiesa ha luogo la funzione religiosa, durante la quale viene letto a più voci il cosiddetto Passio, ovvero tutte le fasi della passione e morte di Gesù tratte dal Vangelo di Giovanni. Il celebrante intona il canto del Vexilla, che come molti altri si usa ancora a cantare secondo la monodia gregoriana nella forma variata della tradizione popolare. La prima parte della celebrazione liturgica termina con la predica di un padre cappuccino. Accanto a questa fede universale,
iniziano i preparativi per quello che è il momento culminante dell'intera celebrazione, la processione, che si snoderà per le vie del paese con i simulacri di Gesù morto e della Madonna addolorata, portati da uomini scalzi. La processione è un momento particolarmente solenne, probabilmente il più sentito dalla gente di San Gennaro e da coloro che da fuori accorrono numerosi per commemorare l'avvenimento più tragico della vita di Cristo. Appena la barella di Gesù morto esce dalla chiesa, la banda inizia a suonare una marcia funebre. Dell'intera celebrazione del Venerdì Santo è forse questo il momento che più di ogni altro ha commosso e commuoverà intere generazioni di San Gennaresi. La Filarmonica ha sempre partecipato a questa manifestazione. Addirittura il primo servizio ufficiale in paese fu proprio per il Venerdì Santo nel 1895. La processione costituisce inoltre l'occasione nella quale gli allievi, pronti per entrare in banda, fanno la loro prima sortita ufficiale. In quest'anno centenario, la Filarmonica ha invitato a partecipare alle varie manifestazioni programmate le altre bande musicali del comune di Capannori, la banda di Segromigno Monte, quella di Colle di Compito e di Marlia. Quest'ultima è quella che partecipa alla processione. Come abbiamo già ricordato, questa celebrazione fu istituita nel 1723. Essa prese il nome di Congregazione della Santissima Passione del Nostro Signore Gesù Cristo. I capitoli che ne fissavano le regole erano approvati dal Magistrato della Repubblica e riservavano l'iscrizione alla congregazione ai soli uomini, che dovevano essere di costumi libati, religiosi e degni di stima. Soltanto nel 1977 i capitoli furono aggiornati, ammettendo anche le donne. Thank you.
Al rientro della processione, il coro esegue un canto adeguato alla circostanza. Quello eseguito solennemente quest'anno, già in parte ascoltato prima dell'uscita della processione, è un mottetto o piccola cantata sacra per solo, coro, strumenti a fiato, timpani ed organo, dal titolo Popolo mio, composto e diretto dal maestro Don Emilio Citti, nativo di San Gennaro, attuale parroco di Picciorana, nonché delegato diocesano per la musica sacra. Don Citti da sempre, sia come sacerdote che come musicista, partecipa alle più importanti manifestazioni religiose del nostro paese. Il mottetto è eseguito da strumentisti della filarmonica, dal coro parrocchiale e, a testimonianza del fatto che la celebrazione del Venerdì Santo è sentita e partecipata anche dai non sangennaresi, dal coro di Picciorana e da alcuni elementi del coro di Antraccoli, invitati da Don Citti. Come abbiamo visto, la filarmonica Gaetano Luporini partecipa intensamente alle manifestazioni del proprio paese. La sua attività concertistica si svolge però prevalentemente al di fuori di San Gennaro. Particolarmente intensa questa attività nell'anno centenario. Eccoci a Lucca, il 1° maggio. Tra San Gennaro e Lucca vi è sempre stato un legame particolarmente forte, in passato come nel presente, anche dal punto di vista musicale. Basti pensare al nome che porta la filarmonica, Gaetano Luporini, maestro lucchese, compositore, insegnante e direttore per 35 anni del Conservatorio della città. Il maestro Luporini amava trascorrere periodi di riposo tra le dolci colline di San Gennaro. Il 12 aprile 1896 divenne socio onorario della banda e, dal verbale del 6 dicembre 1908, risulta che il presidente dette lettura al consiglio della lettera inviata dal maestro, nella quale gli ringrazia ed accetta che il suo nome sia dato alla società musicale, indicendo per il giorno 20 dello stesso mese la cerimonia ufficiale. La filarmonica, per celebrare degnamente l'anno centenario, ha voluto realizzare qualcosa di particolare, musicalmente parlando, qualcosa che esulasse dal comune repertorio bandistico. Ed allora, su suggerimento del maestro Remo Pieri, ha pensato di dedicarsi allo studio di compositori lucchesi, non limitandosi ai più noti come Puccini o Catalani, le cui musiche sono tra l'altro di facile reperibilità anche nelle trascrizioni per banda, ma studiando anche i meno noti, ma non per questo meno degni di essere eseguiti ed ascoltati. Dopo essersi adeguatamente preparata, ecco la filarmonica offrire alla città di Lucca i frutti del suo studio, con questo concerto tenuto nella monumentale chiesa di San Cristoforo, con un programma formato esclusivamente da brani dei compositori lucchesi Carlo Giorgi, Alfredo Catalani, Lamberto Landi, Giacomo Puccini, Gaetano Luporini e Renzo Gori,
Quest'ultimo musicista ha curato appositamente per la Filarmonica di San Gennaro e per questo centenario la strumentazione e riduzione del brano di Lamberto Landi. Non bisogna mai dimenticare che una banda musicale è formata non da professionisti, ma semplicemente da persone che amano la musica e che a quest'arte si dedicano nel tempo libero, a costo di notevoli sacrifici. Si può quindi immaginare la difficoltà incontrata dai musicanti nell'affrontare pagine quasi sconosciute o sconosciute del tutto fuori dal tradizionale repertorio bandistico. Eppure, con tanta buona volontà e passione, ce l'hanno fatta. Certamente però la buona volontà non sarebbe stata sufficiente da sola, senza la capacità, l'impegno e la pazienza del loro direttore, il maestro Remo Pieri. Questo giovane e brillante musicista, succeduto nel gennaio 1993 al maestro Giuseppe Lenci, tra le sue attività di insegnante, concertista e professore d'orchestra, riesce a trovare il tempo per dedicarsi anche alla banda, poiché, come egli stesso ha dichiarato, è profondamente convinto della grande importanza dell'attività delle filarmoniche, sia per l'apprendimento del suonare che per la diffusione a livello popolare di partiture di grande valore. La preparazione del maestro Pieri, la sua sensibilità e le indubbie qualità didattiche hanno prodotto, sia pure in così poco tempo, un sensibile miglioramento nella qualità delle esecuzioni di questo complesso bandistico. Un appuntamento al quale la Filarmonica di San Gennaro da diversi anni non manca mai è quello con le Terme di Montecatini, dove vengono eseguiti due concerti all'anno, uno di luglio, l'altro di settembre. Il concerto che state vedendo è quello del 24 luglio negli stabilimenti termali La Torretta. Un'altra iniziativa della Filarmonica in quest'anno centenario è stata l'organizzazione di una cerimonia per commemorare tutti i caduti della guerra e della resistenza, prendendo spunto dal ricorrere del 50° anniversario dell'uccisione da parte dei nazisti del tenente degli alpini Ilio Menicucci, che tra l'altro era stato allievo della banda e dal quale è dedicata la via principale di San Gennaro. Il 4 settembre è stata celebrata una messa di suffragio, sono stati resi gli onori militari alle tombe di Ilio Menicucci ed Aldo Giannoni, un altro caduto della Resistenza, con la significativa partecipazione, su invito della Filarmonica, della banda della scuola di paracadutismo di Pisa e di un picchetto d'onore della Brigata Folgore. Il concerto conclusivo delle manifestazioni organizzate dalla Filarmonica per celebrare il suo primo centenario di fondazione non poteva tenersi che nella Pieve Romanica, vero punto di riferimento dell'intera comunità, simbolo dell'unità spirituale e della buona volontà dei sangennaresi. Luogo ideale per un concerto celebrativo dell'impegno di tante generazioni di uomini che in questo tempio hanno vissuto i momenti più significativi della loro esistenza. Oltre poi a queste ragioni, per così dire, spirituali, la Pieve è un luogo bellissimo, ricco di arte e dotato di un'acustica perfetta. Il concerto si è tenuto sabato 19 novembre di fronte ad un pubblico numeroso ed entusiasta, con i musicanti felici più che mai di far musica, sotto la guida del maestro Pieri, che ha dato il meglio di sé per un'esecuzione che, per dirla con le sue stesse parole, dia momenti di serenità a chi ascolta.
Il programma della serata, ribadendo una volta di più l'impegno assunto dal maestro e dai musicanti, è stato interamente dedicato a musicisti lucchesi, ancora Gori, Puccini, Catalani, Luporini, Landi e, per finire in bellezza, un brano speciale, un dono che un sangennarese, il già ricordato maestro Don Emilio Citti, ha voluto fare alla sua banda in questa occasione straordinaria, componendo la Marcia del Centenario. Il giorno dopo il concerto, la Filarmonica, come ogni anno, celebra la festa di Santa Cecilia, patrona della musica. Tutta la banda partecipa alla messa, durante la quale il coro parrocchiale, composto tra l'altro da tanti musicanti, presta il suo servizio.
Dopo la funzione religiosa, nella sede della Filarmonica, si svolge il tradizionale banchetto di Santa Cecilia, con la partecipazione dei soci e di vari ospiti illustri, tra i quali quest'anno erano presenti il dottor Arturo Lattanzi, direttore generale della Cassa di Risparmio di Lucca, il professor Olivo Ghilarducci, sindaco del comune di Capannori, ed il maestro Gaetano Gianni Luporini, direttore dell'Istituto Musicale Luigi Boccherini di Lucca, nonché nipote del maestro Luporini, che dà il nome alla Filarmonica. Durante il banchetto, dopo quella musicale, si fa sfoggio di un'altra arte, quella culinaria. Grazie alla bravura di alcune signore di San Gennaro, che da molti anni si sono assunte l'impegno di preparare il pranzo, riuscendo sempre ad assolvere egregiamente a questo compito, certamente non facile e di non lieve responsabilità. Due musicanti vengono premiati per i loro 50 anni di attività nella banda, Attilio Antonetti, Andrea Sodini. A conclusione delle manifestazioni del centenario, non poteva esserci spettacolo più bello del concerto eseguito ieri sera nella splendida cornice della nostra Fiera Romana. Cari musicanti, ieri sera ci avete fatto sognare. Al termine del banchetto è consuetudine che gli ospiti rivolgano un saluto ai presenti e che il presidente della Filarmonica pronunci il suo discorso, attesissimo quest'anno. Il presidente Romano Citti guida efficacemente la società musicale dal 1982, suo l'onere e l'onore di portare la Filarmonica al compimento del centenario, compito assolto egregiamente con l'attiva collaborazione di tutto il consiglio direttivo. Per la sua preparazione e anche perché avete reso omaggio, come era giusto, ai musicisti noti e meno noti di questa nostra terra di Lucchesia. Voi sapete meglio di me che la musica è arte e ogni volta che vi esibite contribuite a dare gioia e serenità a chi vi ascolta e a far emergere nell'animo dell'uomo sentimenti di bontà e di spiritualità. 100 anni di sacrifici, di attività, di lavoro costante dei soci, dei dirigenti e in particolare dei musicanti hanno dato al nostro paese la soddisfazione di mantenere viva una bellissima tradizione e una grande passione per la musica che spesso è stata tramandata da padre in figlio. In particolare oggi ne è testimonianza la presenza nella nostra Filarmonica di due nuclei familiari che nel loro interno vedono presenti 3 generazioni di musicanti contemporaneamente impegnati. Si tratta di Sodini e Andrea con i figli di Raffaello e Stefano e la nipote Silvia e Michelini Tullio con il genero Betti Delfo e il nipote Gabriele. 2 fatti concreti che dimostrano come le tradizioni nel nostro paese sono sentite, amate e volute da questa gente. Permettetemi allora una breve riflessione. La nostra banda oggi, oltre che a svolgere una importante funzione di volontariato culturale, assolve anche ad un forte impegno sociale. Se da una parte abbiamo la incomparabile bellezza della nostra collina, dall'altra registriamo purtroppo una qualche disgregazione del tessuto sociale. Infatti, non è sufficiente vivere tra la pace degli olivi se non vi è anche volontà di aggregazione, che è poi luogo di incontro, scambio di sentimenti e valori cristiani. Ecco perché, se malauguratamente il nostro paese perdesse questa centenaria istituzione,
avremmo un complessivo impoverimento umano, culturale e sociale. Ed allora, cari musicanti, il vostro impegno non può diminuire, ma anzi deve prevalere la convinzione del ruolo che svolgete. San Gennaro ha bisogno di voi. Lo ha sempre ricordato a voi, con forza, e con l'amore che portava a questa società musicale chi l'ha guidata prima di me e più degnamente di me, il commendator Guido Crema. E insieme a Kenny voglio anche ricordare una persona che tanto ha fatto per la banda, lavorando a stretto contatto con lui e successivamente con me nel ruolo di capobanda e di vicepresidente, Di Vita Alessandro. Queste persone, insieme a tante altre, sono da imitare. Il loro ricordo non deve rattristare, ma spronare giovani e meno giovani a fare di più e meglio. E voglio anche esprimere a tutti gli ex consiglieri che nell'arco degli anni si sono impegnati nel portare avanti l'attività della banda e rivolgere a loro, e alcuni sono qui presenti, un ringraziamento del tutto particolare. Non so se le manifestazioni realizzate in questo anno centenario sono state accolte positivamente. Di una cosa però sono convinto: noi ci abbiamo messo il massimo dell'impegno, abbiamo cercato di coinvolgere tutto il paese, i soci, le istituzioni pubbliche, gli amici e i simpatizzanti della nostra filarmonica, ed oggi desidero esprimere a tutti i sentimenti di una grata riconoscenza per l'aiuto concreto che ci hanno dato. Ora bisogna guardare al futuro. Quest'anno è ripreso il corso degli allievi sotto la direzione del maestro Pieri, coadiuvato dal nostro vice capobanda. Grazie maestro per aver accettato anche questo gravoso incarico. Il futuro della banda è certamente nelle mani dei giovani musicanti e degli allievi, ma è anche riposto nel suo impegno. La sua professionalità e il bene che vuole la nostra fisarmonica è per noi la garanzia che saprà portarla ad un livello musicale molto alto. Ed è anche per questo che contiamo su di lei. Concludendo, mi sia consentito rivolgere ai componenti del Consiglio Direttivo un grazie del tutto particolare. Al vicepresidente Betti Stefano, al capobanda Michelini Fabrizio e al suo vice Sodini Stefano, al segretario Di Vita Marcello, al cassiere Di Vita Moreno, ai consiglieri Benedetti Sergio, Betti Delfo, Caselli Sauro, Chiocca Giulio, Della Santa Giuseppe, Dovichi Giuseppe e Panzani Fabrizio. Un grazie a voi per il notevole lavoro svolto, per l'impegno profuso spesse volte senza apparire, certamente determinante per la realizzazione delle tante iniziative. Non solo ho trovato in voi vera collaborazione, serenità nel confronto delle idee, convinta e a volte sofferta partecipazione alla soluzione dei non pochi problemi che abbiamo dovuto affrontare, ma soprattutto ho avuto con voi un grande rapporto umano. Ho ricevuto da voi sentimenti di amicizia, mi avete permesso di apprezzare ancora di più il valore dell'umiltà e della generosità. Di questo e per tutto questo io ve ne sarò grato per sempre. Grazie. Con queste immagini di festa vogliamo concludere la testimonianza dell'anno centenario della Filarmonica Gaetano Luporini di San Gennaro e nello stesso tempo indicare il cammino verso il secondo centenario alle future generazioni di sangennaresi che con entusiasmo sapranno accogliere la lezione dei padri per questo viaggio che in nome della cultura e della musica li troverà ancora uniti dai valori della solidarietà, dell'aggregazione e dell'amicizia.